Caso Asso Servizi ad Avellino, la Commissione europea apre un'indagine. Gli avvocati Massimo Passaro e Adriano Maffeo spiegano come, a seguito della segnalazione presentata per la violazione del diritto dell'Unione europea, la Commissione, con lettera del 7 agosto, ha comunicato di aver avviato l'esame della denuncia. Questa notizia, che arriva subito dopo l'annullamento delle delibere da parte del Comune di Avellino, conferma la fondatezza delle presunte irregolarità riscontrate nella procedura di affidamento della concessione. Se la Commissione dovesse aprire la procedura di infrazione, saranno molto più semplici i risarcimenti per tutti quei cittadini che hanno pagato gli avvisi di accertamento emessi prima del 16 marzo. Gli ultimi sviluppi della vicenda, spiega l'avvocato Passaro, dimostrano la fondatezza delle nostre tesi, non escluso che seguano ulteriori provvedimenti da parte della Procura e della Corte dei Conti. In realtà ci sono tutte le argomentazioni che noi abbiamo sollevato, dalla estensione del contratto che non poteva avvenire sul tributo della TASSU per una gara legittimamente vinta per la TOSAP, a tutta un'altra serie di aspetti che vedono lesi i diritti dei contribuenti. Secondo Adriano Maffeo, l'intervento della Commissione europea rischia di complicare di molto la posizione del Comune di Avellino. Il Comune di Avellino per il momento mira a mantenere fermi gli accertamenti già emessi fino al 16 marzo, proprio facendo leva sulla giurisprudenza amministrativa che consente di mantenere in essere gli atti amministrativi consolidati. Ma è chiaro che se viene accertata la violazione, ma in effetti la violazione può essere accertata anche incidenter tantum dalla Commissione tributaria, si apre tutto un fronte nuovo, si aprirà un filone risarcitorio che potrebbe esporre il Comune anche a conseguenze gravose. La serietà con cui le istituzioni europee trattano queste questioni, e soprattutto quando si tratta di appalti, è una garanzia.